Ciao a tutti ragazzi, oggi vado a tingermi i capelli di un colore tipo viola chiaro pallido lilla. Ovviamente vado a togliermi via questa parrucca in questo momento. In pratica ho provato a decolorarmi i capelli per la seconda volta dopo il primo fail, vi ricordo a tutti, mi metto l'immagine qua, e che i capelli erano praticamente arancioni e non potevano prendere il colore giusto come volevo. Ma questa volta fa tutto fuori dalle telecamere e la situazione diciamo che è migliorata. Oh no ragazzi, oh no ragazzi. Ciao a tutti, io mi chiamo Jesse. Minghie. Come nell'altro video va a tagliarmi i capelli mio fratello. Ciao. Li voglio prima rasare come nell'altro video e poi li voglio anche tingere perché a me piacciono i capelli corti, corti, corti. L'altra volta avevo decolorato i capelli una sola volta, infatti i capelli erano usciti fuori tipo arancioni. Questa volta invece li ho decolorati una volta e poi la seconda volta l'ho fatta la settimana dopo per dare un po' di riposo ai capelli per non rovinarli, ma tanto a me sinceramente chi se ne frega se li rovina, perché tanto se si rovina li vado a tagliare tutti. Quindi Chiara, come ti senti oggi? Vaffanculo. Sono uguali, identici. I colori che andrò a mischiare sono questo blu con questo viola, così da creare il combo perfetto. Un pochino di blu. Speriamo ragazzi che questo non esce un fail, perché sennò è un poco di viola. Vado ad aggiungere il balsamo per far sì che il colore poi esca fuori pallido. E poi vado a mescolare io con lo stuzzicadente perché non ho niente di meglio. Cooking, cooking mama. Ehi. Ma gli occhi rossi tu? Perché cosa hai fatto? Perché ho chiesto? Vedere. Sono così bello, posso fare il fotomodello. Mi hai pops, buzz 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 buzz. Mi hai pops, gnam 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 gnam. Chi è che ha scelto questo colore? Non io, Io. perché allora io volevo farmi i capelli o bianchissimi o grigi o arancioni, arancionissimi. Sì, nelle opzioni c'era anche il viola. Però siccome avevo tanti, così tanti colori da scegliere, mi sono detta perché non chiedo a voi che colore scegliere? Allora cosa ho fatto? Su Insta ho postato una storia in cui vi ho chiesto ditemi che colore devo fare. E la maggior parte diciamo che era divisa in blu, elettrico e viola. E diciamo che avrei dovuto fare uno spareggio, ma quello che mi sono detta è perché non mischio insieme questi due colori e io mi faccio i capelli tipo lilla. Comunque se potete vedere, spero che la qualità sia molto molto bella. Ho comprato una nuova macchina fotografica, però sto ancora capendo come funziona. Intanto vedo già che mi ha sgamato il trucco di M che mi sono fatta oggi, perché veramente, cioè, la voglia di truccarmi oggi zero. La voglia di fare video c'è sempre, ma la voglia di prepararmi tutto, i capelli e fare il trucco non c'è praticamente mai. E diciamo che ho comprato una macchina fotografica che ha dei megapixel molto più alti di quella che usavo prima e ti sgama tutte le schifezze che tu c'hai in faccia, tutte le schifezze che ti fai. E oggi mi ha sgamato il trucco di Emmental che mi sono fatta. È la vita. Questa è la situa, questa è la situa. Tutti insieme ragazzi, passiamo l'aspirapolvere insieme! Mi sono tolta via la tinta e ora facciamo la reaction insieme. Non ho ancora visto come sono i capelli. Allora? Cosa dici? Secondo me, ragazzi, cioè, se io mi vesto giusta, no? Perché adesso sono messa male. Truccata giusta, fatta giusta. Secondo me, questi capelli c'hanno il loro perché. Questo è il risultato finale. Fatemi sapere quello che pensate di questa testa viola? E niente, io gioco con i colori, cioè io scherzo, mi piace giocare con la mia testa, cioè non prendo i miei capelli troppo sul serio, sicuramente anche per la storia che i miei capelli hanno avuto quando è che ce la spieghi? più tardi. Per ora invece fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa testa. Per favore, non siete troppo cattivi, mi fai schifo. Va bene che faccio schifo, però cercate un modo carino di dirlo. Oh no. O no, sì o no ragazzi, sì o no, sì o no ragazzi. E ciao! Vi saluto. Ciao. Quest'uomo! Quest'uomo!
Brutto! Oh, ma yeah. Ah, cosa fai? Però hai fatto male.